Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Bullet Journal. Dovrebbe essere il terzo, però io con la vecchite potrei anche sbagliare. Allora, nelle ultime volte abbiamo fatto la prima pagina e le key. Oggi volevo farvi vedere come si fa questo schema per gli spazi della griglia. Innanzitutto a cosa serve? Serve per quando noi dobbiamo fare degli schemi, cioè dobbiamo suddividere una pagina sia in larghezza che in altezza, per fare delle caselle, diciamo, no? Che possa essere il calendario, che possa essere anche una sorta di disegno, tra virgolette, tipo dobbiamo fare delle caselline e ce le misuriamo già da prima. Allora, come si fa poi magari? Oggi non riesco a parlare. Ve lo capirete meglio poi quando faremo gli schemi dietro. Ci si mette anche la rocerine. Grazie. Allora, innanzitutto io adesso qui ho un quaderno a quadretti. Ok? Di solito il bullet journal è puntinato, ma diciamo che cambia poco e niente, perché di solito per fare questi schemi si contano i quadretti che sono dentro ai puntini. Ad esempio, il bullet journal è tutto puntinato qui su, diciamo, sugli incroci dei quadratini. Ok? Per cui noi, come prima cosa, qui adesso si vede e non si vede perché l'ho fatto talmente leggero che se n'è andato, dobbiamo praticamente contare tutti i quadratini della pagina, non solo contare, dobbiamo proprio anche numerare, sia in larghezza che in altezza. Allora, io qua l'ho impostato già a matita, però prima di fare questo, siccome ci serviranno anche dei colori, delle penne colorate, io ho tirato fuori queste che, se non erro, ho preso 2 o 3 anni fa, erano alla Lidl, mi sembra. E poi, tra l'altro, un attimo, ve lo faccio vedere, ce l'ho qui dietro. Ne ho presi due, solo che questo, innanzitutto ci manca il blu che non scriveva più. E se non erro anche il grigio, a meno che non mi confondo con altre penne. Ma quel pacchetto lì l'ho utilizzato per colorare i mandala, perché quando non c'avevo niente da fare mi coloravo i mandala. Non c'avevo i pennarelli a spirito o le matite colorate e ho utilizzato questi che tra l'altro sono a punta fine, sono tipo le Stabilo, le Staedtler, mi ricordo, che non metterà, ecco, a fuoco. Ecco, ho preso proprio il giallo che non si vede sopra la mia mano. Brava Mel. Nel verde più scuro, eccolo. Questa sorta di pennarelli, penne pennarelli. Questi sono punta fine, inchiostro a base d'acqua. Ok, perché gli inchiostri a base alcolica tendono più a fare hosting. Per cui se dovete prendere, prendete quelli a base d'acqua, come i classici Giotto che trovate al supermercato, eh. Soltanto che questi hanno proprio la punta qui dice punta in metallo, ma sinceramente la punta, proprio la puntina è in feltro. Allora, io direi di intanto di fare il pen test di questi colori qui. Perché se questi mi fanno hosting, passiamo alle penne colorate.
Allora, io adesso le provo tutte, le tasto tutte, così non ci pensiamo più. Vieni fuori. Ok, sono difficili da tirar fuori perché non sai come fare leva. Se non hai le unghiette zozze come le mie, tra l'altro, perché per la vostra gioia sono stata a lavorare la resina prima di mettermi a fare il video del bullet journal. E allora iniziamo. Qui non serve il quaderno sotto. Io direi di iniziare sempre con il quadratino così. E poi la scritta. Il giallo penso che non lo useremo perché si vede pochissimo. Arancione, voi direte, vi chiederete, ma perché non basta che ne provi uno, tanto sono tutti uguali? Purtroppo no. Purtroppo no, perché il giallo, essendo un colore chiaro, potrebbe non passare sotto, ma potrebbe passare il rosso come potrebbe passare il blu. E tra l'altro ho beccato proprio. Manco a farla apposta i colori primari, giallo, rosso e blu. Come esempio, calza a pennello, no? Proviamo il fucsia o rosa, questo è più rosa che fucsia. Ops, ho dimenticato di scrivere. Verde, questo è quello chiaro perché c'è anche quello scuro. Questi sono 3, 4, 5, 6, 9, 12. Questa è la confezione da 12. Ripeto, non mi ricordo se li ho presi su. Da Lidl. Tante volte quando mettono nei cestoni tutte quelle cose di cartoleria, come noi simpaticamente chiamiamo cartopazzose, perché a volte veramente ci sono delle cose cartopazzose, cioè stupende. Quando escono le cose di cartoleria da Lidl, avrei voglia di svaligiarlo. Lo stesso è una roba di Natale. Non mi sfuggono. Ma perché mi dimentico sempre di scrivere? Ok, grazie. Ve l'ho detto che soffro di vecchite. Il marrone, abbiamo anche il grigio che è un colore che di solito non c'è nelle confezioni. Ho dimenticato anche come si colora perché sto andando fuori dal quadratino. Eppure 20 anni fa facevo 39, 20, 30. 30 anni fa facevo l'istituto d'arte, però vabbè. Cose abbandonate da tempo. Allora, ecco qui, non fa hosting. Non si vedono. Per cui le potiamo, va bene. Li possiamo utilizzare tranquillamente. Allora, iniziamo a numerare i quadratini, queste le accantoniamo un attimino di qua. Io adesso starò in una posizione talmente storta che non so se riuscirete a sentirmi, però l'importante è che vedete. E
andiamo a numerare tutti i quadratini. Per chi dovesse avere il quaderno con quello puntinato, dobbiamo praticamente numerare i quadratini che sono dentro ai quattro puntini. Un attimo, lo avvicino. Vedete qui i puntini? Dobbiamo conteggiare i quadratini che si formano dentro a quattro puntini. Questo è uno dei motivi per cui ho preso direttamente il quaderno a quadretti. E poi di solito i bullet journal dovrebbero avere i puntini distanziati da 5 mm. Questo invece non sono i quadratini piccoli, dovrebbero essere da 4, penso. Sono più piccoli rispetto ai quadratini che ci sono nel bullet journal, per cui ad esempio questo a me mi arriva a 36 quadratini, a parte che dipende anche dalle dimensioni che avete del bullet journal. Sia che sia una 5, una 6, una personal, ma ogni quaderno, diciamo, ogni bullet journal, ogni quaderno ha differenti quadratini, addirittura è differente anche da qua a qua, perché qui, se vedete, la pagina finisce con una riga, in verticale parlo, con una riga di quadratini proprio fina, fina, fina. Mentre qui la riga è grande, per cui un pochino si spostano. Però, continuiamo a scrivere perché sennò non finiamo più. Se non avevo i numeri scritti sotto a matita, io a quest'ora avevo sballato i numeri perché mi sta talmente lontano il quaderno che sto perdendo un pochino la vista. Trentaquattro, adesso mi cade il quaderno. Trentacinque e 36. E noi così abbiamo già una visuale, nel senso che ogni volta che dobbiamo fare una griglia sul nostro quaderno, non dobbiamo stare sempre a contare tutti i quadratini, ma ce li abbiamo già qui, sia in larghezza che in altezza. E adesso facciamo anche in altezza. Sedici, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque e vado in differita. Ventisei, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ci siamo, eh?
Non ve lo velocizzo perché io non edito i video, per cui preferisco, non edito i video perché io sto facendo tutto con il telefono, cioè carico e, cioè registro e carico direttamente, ma anche perché se io ve lo velocizzo, io ho notato che quando vedo altri video. Adesso non sto parlando soltanto di bullet journal, ma anche di altre cose. Quando vedo i video velocizzati, non mi rendo conto del tempo che ci vuole. Per cui dico, oh, guarda com'è facile, sì, dai, lo posso. Poi io dopo so stufereccia, per cui dai, ci vuole poco tempo, lo posso fare, insomma, mi carico emotivamente per fare quella cosa. Poi dopo magari lo vado a fare e dico, oh, cavolo, ma perché quella ci ha messo così poco? No, non mi rendo conto, capito? Non mi rendo conto che quello magari l'ha velocizzato, non so che velocità, magari ho 5 minuti di video e, velocizzato e magari quella persona ci ha messo, fra virgolette, un'ora. Per cui abbiate un pochino di pazienza. Magari se vi va lo potete anche fare con me, piuttosto che stare sempre lì, fare attenzione a dove passa, mettere in pausa, lo fate con me e non vi annoiate, perché capisco che comunque questa sia una cosa anche noiosa. Allora, io l'ho messo via, ma ci serve il righello. Allora, noi qui abbiamo numerato i quadratini in larghezza, i quadratini in altezza. E adesso che facciamo? Allora, io ho 36 quadratini. Ok? La prima cosa che dobbiamo fare è dividere la pagina a metà, sia in altezza che in larghezza. Mamma mia, aiuta! Prendiamo un colore a caso, ho preso il verde scuro. Allora, io adesso qui già ce l'ho segnato, però la metà di 36 è 18, per cui io qui vado a tirare giù una linea. Parto dal numero 1. Allora, io adesso qui al numero 50 c'ho la pagina, per cui magari finisco un pochino sopra, ma perché io l'ho voluta fare centrale la pagina. La numerazione della pagina. Mamma mia, non ci vedo, devo andare a prendere gli occhiali, no? E tiriamo una linea in giù. Ok, e poi qui scriviamo mezzo 18. Io qui ho sbagliato, ho scritto mezzo 25. No, fatto giusto. Fatto giusto. Poi dobbiamo fare qui, era 50, la metà di 50 è 25 e a 25 tiriamo. Io però mi devo girare. Con la telecamera mi devo girare la pagina, il quaderno, perché altrimenti non vedo bene la riga e faccio danno, come al mio solito. E non vado fino in fondo, prendo da quadratino a quadratino. Vede? Non vado fino in fondo, né tantomeno qui. Ok, allora, questo è, ci scriviamo un mezzo ed è praticamente 25 più 25. Io lo scrivo anche di qua, ma voi potete fare come volete.
Anzi, invece di cerchiarlo lo faccio così. Ok. Mentre questo qui è un mezzo. Ed è 18. Quadratini. Per cui se dobbiamo dividere la pagina a metà per altezza o per larghezza, noi già sappiamo quanti quadratini dobbiamo contare. Ok, cambiamo colore. Che prendiamo? Il fucsia. Poi andiamo a dividere per tre, cioè dividiamo la pagina per tre. Però qui, allora io qui ho fatto soltanto gli schemi lasciando uno spazio. Però si possono fare anche gli schemi, cioè suddividere una pagina. Un attimo che ve lo faccio vedere qui. Ma no, ve lo faccio vedere anche dopo, così lo vedete meglio. Allora, io qui ho diviso 36, 36 diviso 3 fa 12. Lo faccio con voi perché io questo non l'ho fatto. Per cui mi abbasso un pochino, tiro una riga. Perché comunque 36 diviso 3 si può fare. E vado 12, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, che siamo a metà pagina, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E abbiamo suddiviso la pagina in tre parti. Lo vedete? Sì, si vede abbastanza. E lo stesso io qui vado a scrivere un terzo, 12 quadratini. Lo stesso anche qui, un terzo. 12 quadratini, un terzo, 12 quadratini. E la stessa cosa dobbiamo fare in altezza. Per cui io mi sposto un pochino di qua, perché qui c'ho le scritte. E vado. Però aspetta, prima conteggiamo 50 diviso 3, io conto con le dita 3, 6, 9. Quanto fa 50 diviso 3? Aiutatemi, la matematica non è un'opinione. Ho fatto i conti. Allora, 50 diviso 3 non è divisibile, praticamente è 48 con l'avanzo di 2. Allora, noi se dobbiamo fare una griglia, possiamo decidere o di lasciare due quadratini sopra o due quadratini sotto, oppure un quadratino sopra e un quadratino sotto. In questo caso vado a fare questo. Per cui non inizio da sopra, ma inizio da sotto. E invece di arrivare a 50 arrivo a 49, che comunque ho lasciato un quadratino sopra e un quadratino sotto. Allora, yeah. 48 diviso 3 fa 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E lo stesso qui andiamo a scrivere. Un terzo, 16 quadratini. Un terzo, 16 quadratini. E un terzo, 16 quadratini. Questo se dobbiamo fare la divisione senza gli spazi. Poi cambiamo colore. Prendiamo il viola, dai. Ci siamo. Prendiamo il viola. Allora, dove sta quello diviso 3? Ah, eccolo qui sopra, me l'ero perso. 36 meno un quadratino, perché se dobbiamo fare tre spazi dobbiamo avanzare due quadratini. Per cui 36 meno 2 fa 34, ma 34 diviso 3 fa 11, ma ne avanza 1. Allora, io ho lasciato uno spazio, un quadratino di qua. Non so se sono chiara, ma è più facile a farlo che a spiegarlo. Allora, io qui perché ce l'ho già disegnati, ma voi contate. Allora, contate i quadratini, mettete un puntino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Mettete un puntino, ne saltate uno e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mettiamo un puntino, ne saltiamo un quadratino, altro puntino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Adesso qui il quadratino è talmente fino che arriverei quasi sul bordo, per cui sarebbe stato meglio iniziare da qui, ma avevo lo stesso problema anche qui, per cui dove lo facevo lo facevo. E anche qui andiamo a scrivere un terzo, 11 quadratini, un terzo, 11 quadratini e un terzo, 11 quadratini. Ok, e facciamo la stessa cosa anche in altezza. Allora, 50, stesso problema di prima. Allora, 50 meno 1 e 2 quadratini fanno 48. In questo caso non c'è problema, possiamo partire da sopra, perché comunque 48 diviso 3 fa 16. Non abbiamo già visto il problema con quest'altro, e possiamo tirare un puntino qui, 16, noi qua il primo già ce l'abbiamo, saltiamo un quadratino, contiamo 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Saltiamo un quadratino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok, io in questo caso giro il quaderno perché mi sta più comodo per il righello. E vado a tirare le mie linee. Da punto a punto lasciamo lo spazio, da punto a punto lasciamo lo spazio, da punto a punto. Se c'è qualche problema, o me lo scrivete nei commenti, oppure io vedrò di ritrovare il video in cui ho visto questo schema. Magari lei è più brava, sicuramente è più brava di me.
E così vi potete andare a vedere anche l'altro, perché io sono un po' imbranata in queste cose. Ma volevo fare il bullet journal perché comunque mi serviva per me e mi piaceva comunque condividerlo con voi. Lo stesso qui andiamo a scrivere un terzo 16 quadratini, un terzo 16 quadratini. Ok. E questa cosa noi la possiamo fare se la... Allora, qui l'abbiamo diviso a metà. Qui l'abbiamo diviso in 3. Poi lo possiamo dividere in 4. Lo possiamo dividere in 5, in 6, verrebbero dei quadratini piccoli. Dipende dalla grandezza che volete fare. E siamo già a 30 minuti di registrazione. Ok, questo video sarà un pochino più lungo del normale. Allora, io qualsiasi schema voi dobbiate fare, basta che dividete la pagina per quadratini. Sarebbe meglio per quadratini piuttosto che centimetri, perché a volte, come abbiamo visto, magari 50 non è divisibile per 3. Vi avanzano dei quadratini, mentre con il centimetro, con il righello, andreste magari a mezzo quadratino. Ma anche quello si può fare, dipende da quello che volete fare voi. Ok? Allora, per non fare una pagina al giorno, io intanto vi giro pagina, poi questo me lo finirò e ve lo farò vedere la prossima volta. Tanto il processo, diciamo che è sempre lo stesso. Vedete quanti quadratini avete, li dividete per le colonne che dovete fare, perché questo è per le colonne e questo è per le righe. Ok, ad esempio, vedete questa fascia qui, dovete fare una bacheca così grande. E ce l'avete, non è detto che voi dovete usare sia quello in orizzontale, che cioè non è che dovete fare un quadrato per forza. Potete utilizzare la griglia per fare delle righe oppure semplicemente delle colonne. Questo serve solamente per non stare sempre a contare in continuazione quadratini, ho diviso 3 quanto fa, diviso 4 quanto fa, diviso 5 quanto fa, magari ne dovete fare diversi uguali. Avete già lo schema. Io direi di girare subito pagina perché è tardi, è tardi, è tardi. Togliamo i colori che al momento non ci servono più, cioè a voi non servono, a me servono dopo per fare. Ok, l'appoggio un attimino qui, tanto cadranno per terra. Poi io qui ho fatto la pagina dell'indice, ne ho fatte due perché non sapevo, non so se voglio scrivere anche tutte le settimane, a che pagina stanno, ecco perché si numera la pagina. Vado un pochino veloce, per cui se avete dei problemi, ripeto, vi rimando al video della ragazza da cui l'ho visto, che è molto brava ad insegnare, devo dire la verità. E mo qua la di, vabbè. Wow! Vedete come ho tenuto un pochino troppo il pennarello sulla pagina, mi ha fatto hosting. Ma va bene anche così. Ok, abbiamo ripassato anche l'indice. Prendiamo il Sakura numero 3. Qui già vi sto spoilerando tutto quello che ho fatto, ma tanto non è finito, per cui io qui ho messo, non ho fatto la colonna, ma è fittizia. Ok,
praticamente inizio sempre sullo stesso quadratino e a scrivere vado giù dritto. Allora, questo è la colonna del numero della pagina e questo è la colonna del contenuto. È un po' come l'indice di tutti i libri, no? Quando noi compriamo un libro andiamo direttamente dall'indice, c'ho tutti i capitoli con la relativa pagina a fianco. Allora, adesso per scrivere andiamo di uno perché il numero 1. Allora, pagina numero 1. Dati personali. È la prima pagina, non serve, ma giusto per non fare pastrocchi. Poi, pagina numero 2. Abbiamo messo le ok, anzi, io fra parentesi ci scriverei leggenda con una G perché altrimenti avrebbe un altro significato. A volte servono anche queste spiegazioni. Poi la pagina numero 3 noi l'abbiamo utilizzata per lo schema degli spazi della griglia. Ok, queste le faremo la prossima volta. Tanto già l'avete letto tutto, ma fa niente, non è un problema. E niente, io direi di fermarmi qui. Siamo già a 38 minuti di registrazione. Questo praticamente è l'indice dove noi andiamo a scrivere tutto. Ad esempio, se noi passiamo a scrivere, che ne so. Siamo a pagina 54. Ah, ma dove stanno? Mi serve l'indice. Ah, qui ci devo scrivere anche l'indice, poi dopo lo faccio. Calendario. Vado qua, vado alla pagina e trovo come in qualsiasi libro. E niente, ragazzi. Allora, io spero che questo sia chiaro, lo schema per la griglia. L'indice. Anzi, anche penso che sia chiaro perché lo abbiamo in tutti i libri, a meno che non abbiamo mai aperto un libro in vita nostra, ma non è il mio caso. E niente, io vi mando al prossimo video che andremo a vedere già le prime impostazioni. Finalmente ce l'abbiamo fatta. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale. In modo che mi supportiate un pochino in queste mie avventure un po' da pazzi, perché sono da pazzi, secondo la mia visione. E attivate la campanellina se volete la rottura di scatole delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video con il Bullet Journal. Domani invece c'è l'appuntamento con lo Scopriamo Insieme, perché io già ce l'ho e dopo di questo lo registrerò il video anche per domani, dato che domani è lunedì e devo andare a fare spesa, devo fare pulizie, quello e quell'altro. Me lo registro oggi, mi avvantaggio un pochino, così mi libero gli stampi per fare altre creazioni. Bene, ragazzi, ci vediamo domani con lo Scopriamo e dopodomani ci ritroviamo con il Bullet Journal. Ciao!